torniamo indietro di 2 mesi. Ciao Ale, come stai? Vorrei parlarti del nuovo progetto e del nuovo motto di Insta 360, che si chiama Think Bold. Quello che ti chiediamo questa volta è di realizzare un video dove mostri come poter andare oltre i propri limiti. Ti va? Come avrei potuto rifiutare? Era da un po' che volevo far vivere anche a Greta l'emozione di arrivare a quota 4000 metri e farle una sorpresa. Piano piano ci arriviamo. Breve recap sulle camere che andrò ad utilizzare per immortalare al meglio questa impresa. Iniziamo con la camera principale One RS con il mio classico setup faretto più microfono. One X2 la utilizzerò sia sulla Chesty ma anche con l'accessorio unicorno che andrò a montare sul casco per ottenere delle riprese davvero diverse dal solito. Insta 360 Go 2 l'andrò a piazzare sempre sul casco come camera principale tramite il classico supporto che viene dato in dotazione. E naturalmente non potrò sempre volare col drone per questione di tempo, e allora Insta One RS con il modulo da un pollice a 360 gradi montato sul palo da 3 metri, fondamentale per essere super produttivo. Ho apprezzato fin da subito il progetto Think Bold, pensare audace, anche perché è nel mio DNA. Oltre a questo, Insta 360 produce sempre camere innovative, non ce n'è mai una uguale all'altra e soprattutto è sempre pronta a supportare i creator più audaci e più creativi. Tutto ha inizio da Balsavaranche, per l'esattezza località Pont, dove abbiamo parcheggiato la macchina. Il giro si svilupperà in 2 giorni, non saremo soli in quanto sarà una salita alpinistica, di conseguenza ci siamo affidati a una guida alpina. Vi presento Filippo. Ciao a tutti, io sono la guida che accompagnerà Alessandro e Greta nell'ascesa alpinistica del Gran Paradiso. Il primo giorno, cioè oggi, raggiungeremo il rifugio d'alta quota e domattina, molto presto, all'alba direi, partiamo alla volta della vetta del Gran Paradiso. Sarà una prima parte di sentiero roccioso per poi raggiungere la parte finale, dove troviamo il ghiacciaio ed arrivare in breve in vetta ai 4061 metri del Gran Paradiso. Proprio così, sarà il primo 4000 di Greta. 4000 potrebbe essere solamente un numero, ma l'idea di poter raggiungere tale quota attraversando paesaggi di una bellezza unica, utilizzando solamente la propria forza fisica, ti permette di spingerti oltre. Inizierei col dire che abbiamo trovato una splendida giornata, si sta abbastanza bene all'ombra di questi larici e il sentiero è qualcosa di unico, una mulattiera così ben conservata non l'avevo ancora mai vista. Filippo mi ha appena detto una cosa non proprio bellissima che fa un po' male al cuore, ovvero il colore e soprattutto l'impetuosità, l'intensità della cascata che abbiamo appena visto suggerisce proprio che è in atto lo scioglimento di una parte di ghiacciaio che normalmente è nascosto dalla coltre nevosa che è precipitata durante l'inverno. In questo inverno di precipitazioni molto scarse questa coltre nevosa si è esaurita molto rapidamente ed ora il ghiaccio fossile che si è creato negli anni è a diretto contatto con l'atmosfera e ahimè sta perdendo consistenza. Si inizia a intravedere il rifugio dove passeremo la notte, rifugio Vittorio Emanuele II. Devo dire che anche questa escursione fino al rifugio non è assolutamente banale. Super consigliata. Si incontrano degli scorci non indifferenti. Guardate che panorama, che meraviglia, già da qua. E poi ovviamente si può usufruire di tutti i comfort del rifugio. Si può pernottare o perché no mangiare una buona polenta. Zona qua di massi enormi, la attraversiamo e poi dopo andiamo a prendere quella traccia che vedete che sale, si nota non benissimo però un pochino si nota, sì. Su quella pietraia
e poi gira a destra. Aggiriamo in pratica questo avancorpo qua sopra. Tutto questo domani mattina all'alba. Arrivati al rifugio, davvero molto carino. Ci abbiamo messo all'incirca 2 ore, un po' meno. Un passo abbastanza deciso. Siamo partiti da quota 1960 metri e il rifugio si trova a 2735 metri. Facciamo acqua. Bella fresca. Ok ragazzi, allora la nostra camera è alla 23, la cena è alle 7 e domattina la sveglia all'alba alle 4. Inciabattati e ora andiamo in camera a posare le nostre cose. Sembra una nave questo rifugio. Vogliamo parlare della vista che abbiamo dalla camera? Finestrella che si può tranquillamente aprire e siamo fuori! Che meraviglia! Ora vi mostro. Il laghetto adiacente, tutte le varie creste. Non male. Cosa ne pensi della nostra cameretta? Accogliente. Pensavo peggio. Anche io pensavo di dormire in una camerata con 1000 persone che russano. Invece questa volta ce la scampiamo. Andiamo a prendere un po' di sole, che non manca. Veniamo al punto, perché ho scelto proprio il Gran Paradiso, principalmente per due motivi. Il primo è perché è l'unico 4000 completamente su suolo italiano, e non è cosa da poco. E il secondo motivo è perché non vi sono impianti di risalita, come avete potuto notare, per cui il dislivello totale si percorre completamente con le proprie gambe senza alcun aiuto. Inoltre il Gran Paradiso è stato uno dei primi, se non il primo, parco a livello italiano e di conseguenza, essendo un parco, occorre richiedere l'autorizzazione per volare col nostro amatissimo drone. E chi meglio del caposervizio della Val Savaranche ci può indicare le motivazioni, l'importanza di richiedere l'autorizzazione al volo. In tutte le aree protette vige una regolamentazione per il sorvolo dei droni, a maggior ragione in un parco nazionale come il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ci sono delle regole specifiche in merito, in particolare la legge quadro sulle aree protette, la legge 394, in cui regolamenta il sorvolo di ogni velivolo che ha necessità di effettuare un sorvolo, fa una richiesta specifica di autorizzazione. Le restrizioni sono particolarmente dovute alla protezione della fauna, limitare al massimo il disturbo che si può arrecare alla fauna utilizzando questi strumenti. Per quanto a noi possa sembrare innocuo, per un animale selvatico è un effetto traumatizzante. Quindi le attività di hobby, di svago, l'utilizzo di questi strumenti è assolutamente non concesso, non ha una sua utilità e una sua giustificazione. Discorso diverso per un'attività professionale. Per quanto riguarda noi come corpo di sorveglianza, siamo tenuti a far rispettare quello che era la regolamentazione del parco. La sanzione è molto pesante, perché comunque con la normativa nazionale della legge 394 è un illecito penale. Possiamo ringraziare per questa intervista Stefano Bornei, e dopo aver parlato di normative e abbiamo anche l'autorizzazione per volare in uno dei parchi più belli d'Italia e anche la luce è perfetta, siamo in piena golden hour, cosa stiamo aspettando? Gustiamoci il rifugio Vittorio Emanuele II.
Benissimo, perfetto, anche perché il sole ormai ci sta salutando. Entriamo dentro perché ho una certa fame. Grazie. Grazie. Dinner time. Adoro questo clima che si trova nei rifugi. Abbiamo mangiato davvero molto bene, ci siamo rifocillati e ora prova ramponi e attrezzatura in modo tale da essere operativi al 100% domani mattina all'alba. Signori, buonanotte. Buonanotte. Notte. Buongiorno, ore 4 del mattino, facciamo una ricca colazione, che è meglio. Quando si inizia a camminare, tutti i dubbi e le paure che ti tenevano sveglio durante la notte svaniscono e si è tutt'uno con la montagna. Gli ostacoli ora non si vedono più tutti assieme, ma li si incontra uno alla volta. Le pareti verticali, viste da più vicino, non sembrano più così verticali e si trovano gli appoggi per superarle. Un approccio da considerare non solo nell'alpinismo, ma anche nella vita quotidiana. Qui dobbiamo letteralmente attraversare il primo torrente. Molto bene. Spenta la frontale perché le prime luci dell'alba rivelavano tutto il paesaggio circostante. Ma che cos'è l'alpinismo? Potrei dirti che l'alpinismo di oggi, dal mio punto di vista, è molto legato alla persona, ovvero è un alpinismo più soggettivo, proprio una ricerca anche di se stessi andando in montagna, cosa che magari all'inizio era un pochino diversa. All'inizio l'alpinismo era molto esplorativo. Ricercare se stessi, la voglia di conoscere i propri limiti e a volte superarli, ci fa rimanere vivi. La montagna, un po' come il mare, ci separa dalla realtà, trasportandoci in un'altra dimensione. Dopo aver affrontato questa spalla, è stata anche abbastanza impegnativa, c'erano tutte le rocce che si muovevano. Ci siamo. Il ghiacciaio. Ramponiamoci. Sono passati esattamente 2 anni dalla mia prima esperienza su un ghiacciaio. Che emozione sentire di nuovo il ghiaccio sotto i piedi. Ecco i primissimi raggi di sole, danno un po' di forza, ci svegliano un po', e occhiale tattico appositamente preso per questa impresa. Alla grande! Stiamo superando crepacci uno dopo l'altro. È giunto il momento di fare una dronata epica.
Ho già in mente la ripresa. In pratica passeremo in mezzo a quelle rocce e poi appariamo noi in cordata. Secondo me viene una bomba. La ripresa della vita. Take off. Estasiati dal paesaggio che ci circondava senza accorgercene, siamo giunti alla terminale, l'ultimo crepaccio che ci separava dalla vetta. Ci separavano solamente più pochi passi dalla vetta. Il cuore iniziava a battere sempre più forte. Che soddisfazione! Eravamo a oltre 4.000 metri di quota. Grazie Filippo. Bravi ragazzi. E grande Greta. Mi mancava solo più una cosa, la più difficile. Greta aveva raggiunto per la sua prima volta i 4.000 metri, la sua prima salita alpinistica. Quale momento migliore per... Alzati in piedi, più bello. Siamo col dire, com'è andato questo 4.000? Sai che sogno questo momento, non me lo so.